Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi vi presento i miei due protagonisti, il Breton e Color e il Cocorita. Allora, io ho fatto questo progetto con questi due filati che sono veramente ottimi. Questa è la prima volta che li uso, quindi vi posso assicurare che sono veramente degli ottimi filati. Vi dico subito del Breton e Color. Allora, questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 135 metri. Come dicevo prima, distribuito dalla Mistrico Filati. È un filato morbidissimo, molto morbido, in fantasia degradé, quindi la sua particolarità sono delle piccole irregolarità che troviamo nel filato e quindi questo diciamo va a valorizzare i nostri progetti. Vi dico la composizione, che è composto 65% di lana merinos, 15% poliestere e 20% acrilico. E ripeto, è veramente molto morbido. Io l'ho lavorato con i ferri del numero 8. Per quanto riguarda il Cocorita, invece l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 7. Vi dico la composizione, che è 100% microfibra. Ogni gomitolo è da 170 grammi ed è 110 metri. Sono favolosi tutte e due, sono veramente ottimi. Adesso vi spiego un attimo come, diciamo, la struttura di questo coprifalle, ok? Eccomi, allora provo a spiegare la struttura del coprifalle. Allora, noi dobbiamo fare una striscia di 1,5 metri, ok? Si inizia da qui. Io ho iniziato con 40 maglie che all'incirca, con i miei ferri e con la mia mano, perché io lavoro stretto sia con i ferri che all'uncinetto, ottengo la larghezza di 45 centimetri, iniziando con 40 maglie. Quindi inizio da qui 40 maglie e vado avanti fino a 1,5 metri per una taglia 46-48. Allora, io sono partita per una taglia 44-46, però il lavoro, diciamo, è abbastanza, la giacca coprifalle, come lo vogliamo chiamare, è abbastanza largo. Quindi per una 48 penso che va benissimo. Se volete una taglia in meno, una 42-44, dovete fare una striscia di 130 centimetri. Ok? Quindi arrivata a 1,5 metri, poi ovviamente chiudo tutti i punti. Quando ho finito la striscia, prendo la metà della mia striscia, la allargo sul tavolo ovviamente, poi prendo una punta e la vado a posizionare qui, prendo l'altra punta e la vado a posizionare qui, poi vado a cucire circa 8-10 centimetri, anche 12 vanno benissimo, quindi cucio questa parte, che questa è la parte del collo dietro. Qui va cucito, però da qui lascio uno spazio di 30 centimetri e anche dall'altra parte, che questo mi serve poi per la manica. Ok, quindi io prendo questa parte, la porto qui e poi prendo la misura 30 centimetri e la parte che io poi vado a cucire mi fermo qui, e questa poi è l'apertura della manica. Ok, a spiegarlo così sembra un po' difficile, un po' complicato, però vi assicuro che è veramente molto molto facile, quindi vi consiglio di seguire il tutorial, perché è veramente
facilissimo. Lo consiglio anche alle meno esperte, per chi ha iniziato da poco a lavorare sia a maglia che all'uncinetto. Per confezionare, per fare questo coprispalle è veramente molto molto facile. Allora, tante amiche del mio gruppo mi dicono: ma io con i ferri non so lavorare, proprio non ci vado d'accordo. Va bene, non volete lavorare la vostra striscia con i ferri, potete farla benissimo all'uncinetto. Quindi l'importante è che ottenete una striscia di 45 centimetri larga e lunga 1,50 m, se volete sempre una 46-48. Invece, se volete una taglia più piccola, come dicevo prima, fate una striscia di 130 centimetri, che poi diciamo poi la lavorazione, la struttura, come dobbiamo poi costruire il coprispalle è uguale, va bene? Quindi potete scegliere di lavorare all'uncinetto, potete scegliere il punto, potete scegliere qualsiasi cosa. L'importante è che ottenete una striscia di 45 cm per 150. Poi se la striscia vi risulta 50 cm larga, non ha importanza, va bene? Viene un pochino più larga, però poi cioè quei 5 cm non è che cambiano tantissimo, va bene? Bene. Vi lascio il tutorial, spero che vi piaccia e niente, fatemelo sapere se è di vostro gradimento. Vi lascio il tutorial, un bacione a tutti, ciao. Allora, inizio la mia lavorazione. Io lavoro con i ferri del numero 8. Quindi metto i ferri tutti e due in questa maniera e faccio un cappietto. Allora, faccio vedere. Inserisco i ferri. Adesso vediamo se riesco. Avvio in tutto 40 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potete caricare i punti in questa maniera, quindi inserite così. Inserite ferri, prendete il filo in questa maniera e però io mi trovo meglio così, non mi trovo bene. Io preferisco avviare i punti in questa maniera, sono abituata così. Allora, arrivo a 40 maglie. Eccomi. Allora, fatte le mie 40 maglie, adesso sfilo un ferro. Ecco. E così ho ottenuto dei punti abbastanza larghi. Allora, la striscia con 40 maglie e con i ferri del numero 8. Poi otteniamo una striscia larga di 45-46 centimetri. Ok? Iniziamo. Dobbiamo lavorare sempre, ripetiamo sempre lo stesso giro. Quindi lavoriamo sempre a dritto. E quindi facciamo, allora il primo punto non lo lavoro, inizio dal secondo punto e lavoro sempre a dritto. E quindi facciamo una lavorazione a maglia legaccio. Sul dritto e sul rovescio del lavoro lavoriamo sempre a dritto fino ad arrivare ad un'altezza di 150 centimetri.
per la mia taglia, che è una taglia 46, quindi io arrivo a 150 centimetri. Se volete una taglia più piccola, arrivate a 130 centimetri. Se volete una taglia più grande della 46, arrivate, fate una striscia lunga di 180 centimetri, 180-170. Ok, questo è il primo ferro e lavoro sempre a dritto, quindi è facile. I ferri sono abbastanza grossi, quindi il lavoro cresce. Ecco, finito il primo ferro. Adesso giro i ferri e faccio il secondo. Quindi passo la prima maglia e inizio a lavorare sempre a dritto, così. Ecco, quindi ripeto, la lavorazione è facile, quindi dobbiamo andare avanti con questo giro fino ad arrivare a 150 centimetri. Ok, quindi ci ritroviamo quando abbiamo pronta la nostra striscia. Allora, rieccomi. Finita la mia striscia, quindi io ho fatto 150 centimetri, un metro e mezzo di striscia, larga 45, se è 50 va benissimo lo stesso, ok? Quindi fatta la mia striscia, io ho preso la metà qui, ho piegato la mia striscia così in due e sono andata a prendere il centro, la metà. Poi fate la stessa cosa. Poi cosa ho fatto? Qui dal bordo ho misurato col metro, ho fatto 30 centimetri. Diciamo la larghezza del mio polso, del braccio. Anche perché è messa così sul tavolo, misura 30 centimetri. Però è abbastanza larga, elastica. Ok? Ecco, vedete, l'ho tirata ed è 32, quindi ho preso la misura 30 centimetri. Quindi adesso cosa faccio? Allargo la mia striscia in questa maniera e prendo una punta, quindi piego così in due, prendo questa punta e la giro in questa maniera e la vado a posizionare proprio qui dove ho il marcapunti e con degli spilli fermo il lavoro così. Mettendo gli spilli devo arrivare qui dove ho preso la misura, i miei 30 centimetri, quindi metto l'altra punta qui e poi sistemo con degli spilli il lavoro così. Mi spiace che non si vede benissimo, non ho spazio, lo spazio è proprio piccolo, ho un angolino dove posso lavorare e registrare. Ecco, allora questo lo dobbiamo sistemare noi così. Poi se non è 30 ma è meno, lo spostiamo un pochino così se tira troppo, ok? Quindi spostiamo un pochino qui dove ho fatto il segno dei 30 centimetri, quindi se è troppo, se tira troppo, allora lo spostiamo verso qui, verso le spalle. Questo perché ho preso la misura, in modo che poi le maniche mi risultano la stessa larghezza, altrimenti se lo faccio così senza prendere le misure poi le maniche mi risultano una più larga e l'altra più stretta. Invece in questa maniera, prendendo la misura, la manica è di questa larghezza. Allora qui ho messo gli spilli, questa è la parte che va cucita.
poi faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ecco, prendo la parte questa e la vado a mettere qua e la fisso con degli spilli, che poi questa parte va cucita. Quindi qui ho messo un segno dove arrivo ai miei 30 centimetri, quindi mi sposto anche di qualche centimetro, come ho fatto dall'altra parte, in modo che poi non è troppo tirante. Così io adesso metto gli spilli e poi, se vedo che tira troppo, lo sistemo. Così, allora, uno qui, allora questo poi da nascondere, questo filo, ecco, metto anche qui, e per farvi vedere, perché adesso lo giro, lo metto sul dritto e vi faccio vedere. Ecco, questa è l'altra manica. Questa parte qui, dove abbiamo unito le due parti, poi qui va cucita. Andiamo a cucire 8-10 centimetri, perché questa è la parte del collo dietro. Quindi poi prendo la misura con il metro e misuro 10 centimetri, 8-10 centimetri. Ok, adesso lo giro sul dritto e vi faccio vedere. Ok, ecco, quindi qui poi viene cucito qua, poi questo viene così. Qui vorrei fare un bordino, lo vorrei allargare in modo che poi lo posso girare in questa maniera, vedete, così. E poi qui voglio mettere un bottone. Questa è la larghezza della manica. Uno, e faccio vedere l'altra. E due. Così. Quindi adesso cosa faccio? Vado a cucire tutta questa parte. Questa. Tutto questo qui dobbiamo cucire. E poi qui 10 centimetri, ok? Quindi io adesso vado a cucire e poi ci ritroviamo. Rieccomi. Allora, cucita tutta la parte, adesso qui nel collo, tutto intorno, voglio fare un bordino, e lo faccio con questo filato della Mistrico Cocorita. È molto morbido. Questo è 100% microfibra. Questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 110 metri. Va lavorato con il ferro con l'uncinetto del 9 o del 10. Allora, io per lavorare il mio bordino lavoro con l'uncinetto del numero 7. Allora, inizio da qui, dove diciamo c'è la parte più scura. E inizio da qui dove abbiamo fatto la cucitura. Allora, faccio dei giri a maglia alta, quindi inizio qui dove mi trovo la cucitura, entro, allora faccio il mio cappietto, ecco, e inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3. Allora vediamo se riesco vicino un attimo. Ecco, quindi lavoro una maglia alta in ogni maglia, quindi qui dove abbiamo il giro, dove iniziamo il giro, lavoro una maglia alta. Se riesco a me. Così.
quindi lavoro, faccio tutto il giro e noi ci ritroviamo qui. Quindi faccio dei giri sempre a maglia alta, comunque finiamo il primo giro e ci ritroviamo qui. Eccomi alla fine del giro. Lavoro l'ultima maglia alta e poi vado qui nella prima maglia alta, faccio una maglia bassissima e adesso ricomincio. Quindi adesso vado avanti lavorando dei giri a maglia alta, poi man mano che lavoro lo provo e decido quanto voglio andare avanti, quanto voglio fare largo il mio bordo. Comunque continuo così, poi quando arrivo alla fine taglio il filo e nascondo. La stessa cosa poi farò anche nelle maniche. Le maniche sono a tre quarti, risultano a tre quarti, però a chi piace con l'uncinetto qui può riprendere la lavorazione e lavorare una maglia alta in rilievo davanti e una maglia alta normale, una maglia alta in rilievo e una maglia alta normale, e quindi può fare un bordo in questa maniera. Io invece farò un bordino con il filato Cocorita, ok? Quindi adesso vado avanti, mi faccio io il mio bordino e poi vi faccio vedere com'è il risultato. Rieccomi. Allora, io ho lavorato il mio bordo, ho fatto 10 centimetri e sono 4 giri. E poi ho fatto anche il bordo qui, il bordino nelle maniche. Allora, le maniche non sono lunghe, ma restano sempre a tre quarti, non sono lunghe, ok? Quindi questo viene così. E poi qui metterò un bottone. Io adesso non mi trovo dei bottoni belli in casa, per farvi vedere. Qui un bottone e lo metto qua, così. Ok, adesso lo metto sul manichino e vi faccio vedere come viene indossato. Allora, io sono partita per fare una taglia 46, però il lavoro è abbastanza largo, quindi va bene anche per una 48 perché è abbastanza largo. Ok, quindi se volete una taglia 46 48 dovete fare una striscia di un metro e mezzo. Invece se volete una taglia 44 42, quindi fare una striscia di 130 centimetri. Ok, bene, questo adesso lo metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossato. Il tutorial è finito e quindi vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo al prossimo tutorial. Bacione a tutti, ciao.